Un modo per evitare gli sprechi quando abbiamo molta frutta a disposizione qual è? La conservazione in barattolo. E visto che questo è il periodo ideale dei cachi, infatti la mia pianta ne è piena, ho ben pensato di realizzare una marmellata profumata allo zenzero. Non utilizzeremo pectina, anche perché i cachi ne sono molto ricchi, e aggiungeremo anche un po' di mela cotogna per dare profumo e anche per addensare. Scoprite la marmellata insieme a me. Ingredienti: 1 kg di cachi puliti, 1 pezzo di zenzero fresco, succo e scorza di limone, 450 g di zucchero, 250 g di polpa di mela cotogna. Iniziamo allora con la preparazione. L'ideale sarebbe utilizzare dei cachi molto maturi. Ok. Li giriamo dall'altra parte, vedete che questo è addirittura si è crepato naturalmente, vuol dire che è proprio super super maturo, eccolo qua. Calcoliamo 1 kg di polpa di caco. Ok, possiamo tagliarlo così, rimuovere il picciolo e poi togliere la polpa. Ho dunque pesato 1 kg di polpa di cachi e adesso qui sto sbucciando la mela cotogna dopo averla tagliata a pezzetti. Anche il caco vi consiglio proprio di metterci solo la polpa e non la buccia, perché la buccia tende a, si dice da noi, a legare un po' in bocca, no? Ad allappare, perché è ricca anche di tannini. Così come la mela cotogna, sbucciatela. Ho portato sul fuoco la polpa di cachi e le fettine di mela. Continuiamo a mescolare e possiamo aromatizzare con scorza di limone. Se ci piace possiamo anche mettere dell'essenza di vaniglia. Spremiamo anche mezzo limone, meglio abbassare la fiamma altrimenti mi ustiono. Spremiamo il succo di mezzo limone, appunto. Mescoliamo bene e aggiungiamo 450 g di zucchero. Facciamo prendere il bollore e continuiamo a cuocere molto lentamente fino a quando la marmellata addensa. Non impiegherà moltissimo per la presenza di pectina, presente appunto all'interno sia dei cachi sia della mela cotogna. Aromatizziamo anche a piacere con dello zenzero fresco grattugiato. Dopo circa 10 minuti io vi consiglio di frullare bene la marmellata con il mixer ad immersione. In questo modo vedrete che addenserà molto rapidamente. Per vedere se la marmellata ha raggiunto la consistenza che noi desideriamo, vi consiglio di fare la prova a piattino, quindi prelevare un cucchiaio, insomma, di marmellata, attendere, insomma, alcuni istanti, perché la marmellata si raffreddi velocemente, e poi vedere se questa gocciola. Io la terrei sul fuoco ancora un paio di minuti, vedete? I vasetti sono nel microonde che li ho sterilizzati per 3-4 minuti alla massima potenza, meglio se avete un fornetto che raggiunge i 1000 watt, se invece avete 800 proseguite la cottura per 5-6 minuti per essere proprio sicuri di eliminare tutti i germi. Mentre i tappi, non compatibili con il microonde, stanno bollendo in un pentolino. Ho fatto bollire la marmellata altri 5-6 minuti, ha raggiunto la consistenza che io desidero. Ho rimosso i vasetti, come potete vedere, dal microonde. Possiamo invasare. La nostra marmellata, una volta raffreddata, è pronta per essere degustata ed apprezzata. Non serve procedere con la pastorizzazione classica, ovvero mettere ancora i barattoli all'interno della casseruola, riempire con acqua fredda, portare a ebollizione, calcolare 20 minuti e poi spegnere, perché qui in questo modo avviene già il sottovuoto e abbiamo la garanzia di un prodotto sicuro. Perché? Perché abbiamo invasato con la marmellata già bollente e abbiamo utilizzato dei vasi e dei tappi già sterilizzati, quindi non corriamo alcun rischio. In questo modo potrete conservare la marmellata in un posto buio e asciutto anche per un anno. E se vi piace l'idea, potete aggiungere qualche goccia di essenza di senape e realizzare una sorta di mostarda macinata a partire da mele cotogne e cachi. Una vera delizia che vi consiglio assolutamente. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta e se è così mettete un bel mi piace e seguitemi anche su Facebook. Alla prossima ragazzi, ciao!